Permettetemi però ora una digressione su aspetti evolutivi dell'alimentazione e dell'alimento. Ho accennato all'inizio, siamo nel 2017, anno di Nostro Signore 2017, alle porte del 2018, perché il punto di riferimento da avere nell'alimentazione, e vale per tutti gli animali, compreso l'animale uomo, è proprio l'evoluzione che l'alimento, il cibo, ha avuto in epoca moderna. E si parla dal 1500 in poi, epoca dei grandi viaggi globali. Inizio della globalizzazione, e così riprendiamo anche il concetto che non vale la pena essere terrorizzati dalla globalizzazione, già che la viviamo da 500 anni. Evoluzione dell'alimento quindi in epoca moderna e rivoluzione in epoca contemporanea. Cosa è successo in epoca moderna e contemporanea? Innanzitutto, fino ad allora, per milioni di anni, l'umanità e gli animali che le hanno fatto compagnia, in questo caso cani e gatti, si sono evoluti mangiando pressoché gli stessi tipi di cibo, stesse fonti di origine vegetale, stesse fonti di origine animale. Si parla di milioni di anni. I grossi carnivori sono comparsi sul pianeta 5 milioni di anni fa. L'uomo moderno si è evoluto dai primi ominidi 1,5 milioni di anni fa. Chiaro, anche le fonti alimentari si sono evolute al pari di uomo e animali lungo i milioni di anni, ma la varietà di dieta è sempre stata quella ed è stata comunque un'evoluzione lenta in cui alimenti e fruitori, no, si sono accompagnati, e si parla di nuovo, ripeto, di milioni di anni. Cosa è successo poi nel 500, epoca dei grandi viaggi? La scoperta delle Americhe, circumnavigazione del globo, si importano ed esportano nuove culture. Anche nuovi animali, e ne parleremo in un video apposito dedicato alle razze. Allora si interrompe una routine alimentare che è durata per milioni di anni. L'umanità e gli animali domestici sono venuti a contatto con fonti alimentari mai mangiate prima. Ora però tutta questa novità, tutto questo rimescolamento a livello globale è avvenuto con una certa progressione, rimarco. Non è che dopo il primo viaggio di Cristoforo Colombo tutta l'Europa ha cominciato a mangiare mais a quantità industriali. Non c'era la Monsanto allora, eh? Anche se il germe delle multinazionali è stato gettato proprio da quel tipo di colonialismo. E rimando ad un altro video. L'alimentazione globale, quindi dal 500 in poi, ha subito una grande rivoluzione. Ma è stata una rivoluzione progressiva. Non mi risulta ci siano testimonianze di intolleranze e allergie di massa in questi primi secoli di globalizzazione. Quindi tutto è avvenuto progressivamente, sia per l'uomo che per i suoi animali da compagnia. Fino all'epoca contemporanea, quando è avvenuta appunto una rivoluzione, quella industriale, con la scoperta del motore a scoppio. E l'alimento qui ha subito, sì, un vero e proprio shock, non proprio progressivo. Perché nell'arco di poche centinaia di anni, con questa rivoluzione, si è arrivati a sviluppare tecnologie di produzione e soprattutto conservazione degli alimenti, introdotte pochi decenni fa, su larga scala, globalmente, che hanno stravolto la chimica degli alimenti. Tecniche che hanno a che fare con processi chimici e fisici sofisticatissimi, che sofisticano proprio la natura dell'alimento. E il nostro intestino animale, in pochi decenni, non ha saputo abituarsi a queste trasformazioni e ne sta rimanendo annientato. Il tumore al grosso intestino, il colon, è praticamente quello più diffuso nell'essere umano, considerando che nell'uomo è secondo solo a quello della prostata e nella donna a quello del seno. Cani e gatti, nella nostra società, hanno l'intestino assai compromesso, su larga scala. Spesso quando compaiono i sintomi il problema è già cronico e spesso neanche ci si accorge in vita natural durante dei problemi dei nostri cani, tanto sono ancora forti e strutturati a resistere ai traumi, no? Alla fine della fiera, quindi, ricordiamoci bene tutti, sempre, che possiamo mangiare alimenti naturali e nutrienti in modo equilibrato finché si vuole. Ma se sono contaminati, se sono inquinati quegli alimenti, ci ammaleranno animali e animale uomo, ovunque.
Ricordiamoci che l'acqua, infine, è un alimento. L'acqua è alla base di tutto, si sa, anche nell'alimentazione. E che acqua siamo ridotti a bere oggi? Che acqua ci ritroviamo nella preparazione degli alimenti? Se è esposto l'uomo, gli animali lo sono ancora di più, visto che bevono acqua di acquedotto e di pozzi. Gli animali sono perfette sentinelle dell'inquinamento ambientale, tra l'altro. Eppure in medicina pubblica, pensando a un approccio One Health, One Medicine, no, sono davvero trascurati da quello che mi risulta come sentinelle. Vedi il caso PFAS. Perché sfruttando piattaforme come ad esempio SVET-PET dell'Università di Padova, sarebbe davvero importante, oltre che interessante, fare studi epidemiologici e clinici sul caso. Sarebbe stato. Una piattaforma inaugurata nel 2013. E ne parlai in privato pure a qualche professore coinvolto in SVET-PET qualche anno fa di questa opportunità da sfruttare in ambito PFAS. Ma neppure sapevano cosa fossero i PFAS, eh. Mi pare fosse il 2014. Io, da attivista del Movimento 5 Stelle nel mio territorio, ero a contatto con il problema già da mesi, allora, nel 2014. Ma a nulla serve, vedete, se si è isolati. Tanto in ambito politico quanto in ambito accademico. Stop, credo di aver detto tutto quello che farei con l'alimentazione del mio cane e del mio gatto.